Ma buon San Valentino a tutti, 14 febbraio, mercoledì. Questa è la festa degli innamorati, la festa di chi cerca l'amore e magari chi l'ha trovato adesso lo conferma. C'è anche chi non vuole più saperne dell'amore, ma casi rari. Intanto, per esempio, lo Scorpione, oggi 2 stelle, deve stare un po' attento a non agitare le acque a livello sentimentale, soprattutto se intende mettere alla prova una persona o se ci sono stati dei problemi nel recente passato. Allora, se c'è una cosa che lo Scorpione non tollera sono le dimenticanze. Quindi io adesso devo fare un appello a tutti quelli che amano una persona Scorpione, perché in questo momento è necessario ricordare che è San Valentino. Non vi dimenticate che lo Scorpione ha le sue esigenze. Se voi in questi giorni vi mostrerete un pochino più polemici, inevitabilmente finirete per arrabbiarvi. Attenzione. Oh, poi se ci sono dei contrasti, o magari semplicemente oggi non potete frequentare la persona che amate, rimandate tutto a domenica, quella sarà una giornata buona. Anche il Sagittario, secondo me, non vuole saperne di feste preconfezionate come quella di San Valentino, perché poi per molti San Valentino ha un valore speciale, perché rappresenta la riconferma di un amore. Alcuni addirittura ricordano emozioni vissute nel passato, altri pensano che sia solo una festa commerciale in cui bisogna per forza spendere quattrini per gratificare il partner. Comunque la pensiate, se siete del Sagittario, con ogni probabilità in questo momento non vorrete esporvi troppo in amore. Però attenzione, perché tra 2 giorni Venere inizia un transito molto bello, quindi i cuori solitari, le persone che hanno vissuto una crisi, potranno persino recuperare. Il segno del Capricorno, 3 stelle, c'è da lavorare, sì, c'è da portare a casa la pagnotta, il dovere viene prima del piacere, e io vi conosco molto bene, poi ho ascendente Capricorno, quindi chi vi conosce meglio di me? Però anche i sentimenti devono avere parte nella vostra vita. Io ho messo questa giacca piena di cuori proprio per cercare di spingervi all'amore. Anche i Capricorno più recalcitranti, persino quelli che durante l'autunno hanno detto stop ad una relazione, adesso potranno ripensarci. Ci vuole un po' di pazienza. Se proprio oggi non c'è tempo per amare perché siete ancora presi dalle responsabilità che avete accumulato negli ultimi tempi, beh, insomma, guardate al futuro con interesse. 3 stelle per l'Acquario. Allora, l'Acquario in questi giorni è di poche parole: o stai con me o te ne vai, cioè viviamo un amore insieme o è inutile perdere tempo. È una Venere, quella molto importante, che dal 16 illumina il segno dell'Acquario, molto intrigante, appunto, e è una situazione astrologica che porta delle soluzioni. Vi vedo un po' in tensione, come se foste in attesa di una risposta, come se ci fosse qualcosa che vi dà un po' di ansia, però in fondo è un'ansia positiva. Non ci dimentichiamo che a breve molti pianeti scivoleranno in Acquario e gli Acquario, che già sono un po' matti di loro, folli in senso buono, per carità, diventeranno ancora più diciamo particolari nelle loro scelte, imprevedibili. L'imprevedibilità non è solo del destino, ma è anche una caratteristica dell'Acquario. 4 stelle per il segno dei Pesci. È un San Valentino che deve vivere non di ricordi, ma di emozioni positive. Quindi attenzione a non pensare a chi c'è stato, pensiamo a chi ci sarà. Perché poi c'è un problema, il segno dei Pesci a volte è anche un pochino, particolare nelle sue relazioni, nelle sue amicizie, rimanda. Se c'è una persona che vi piace in questo momento, potreste non dedicarle tempo pensando, ma sì, tra qualche settimana la affronterò, sarò insieme a lei o a lui. D'accordo, però intanto cercate di armarvi di buona pazienza e ricucire uno strappo, soprattutto se siete reduci da un inizio di gennaio un po' faticoso. Bilancia, questo deve essere un San Valentino da vivere in maniera molto appassionata. Se c'è stata una chiusura di recente, ma ancora una persona è presente nella vostra vita, cercate di stare accanto a questa persona, cercate di recuperarla. Sabato e domenica saranno delle giornate importanti proprio per vivere emozioni speciali. Vi ricordo tra l'altro che i cuori solitari non dovrebbero adesso pensare alle relazioni finite, ma dovrebbero pensare a mettersi in gioco. E qui vorrei che anche quelli che hanno vissuto una sorta di disagio a livello sociale, a livello lavorativo, si rimettessero in gioco, perché le prossime giornate sono di recupero. Cancro, vi avevo detto che dopo la notte sarebbe arrivata l'alba e finalmente il giorno. Dal punto di vista sentimentale questo è un periodo che vi vuole bene e io spero veramente che queste stelle
apportino qualcosa di più, anche se siete reduci da qualche dubbio d'amore, perché ricordo che agli inizi del mese avete avuto troppe opposizioni planetarie, quindi alcune persone si sono chieste: ma quella persona mi ama davvero? Posso davvero dare confidenza ancora a chi forse mi ha tradito o forse non è così sincero come sembra? Avete forse voi esagerato nelle valutazioni? Lo scoprirete molto presto, in particolare nel fine settimana in arrivo. Leone, io vi do 4 stelle perché questa è una giornata che nasce con una luna buona, però sapete che nel vostro cuore ci sono diverse ambiguità. Forse addirittura ci sono dei leoni indecisi tra due storie, altri che non vogliono mettersi in gioco. Per voi la qualità in amore è importante. Voi non state con una persona tanto per far sapere agli altri che non siete soli, no, voi dovete essere convinti di un rapporto, altrimenti neanche vi sprecate, altrimenti neanche vi mostrate. Allora, se c'è la persona giusta in questo momento, frequentatela, andate avanti, però vi dico, molto probabile, che in 10 giorni, entro 2 settimane, un dubbio vi verrà o comunque dovrete fare una scelta decisiva. Il segno zodiacale del Toro ci tiene a San Valentino, è un segno che alle ricorrenze è attaccato. Eh sì, vabbè, sono formalità, possono essere anche delle giornate uguali alle altre, però il Toro ci tiene a segnare delle tappe. Allora, nella vita di una persona è molto importante ricordare degli eventi. Possono nascere in giornate speciali che ricordiamo perché magari sono festive o non festive come in questo caso, ma molto segnate dai sentimenti. Quindi attenzione, perché in amore tutto quello che è stato perso nelle ultime settimane va recuperato, a meno che non ci siano dei dubbi molto forti, perché ricordo che questo è un periodo in cui i nati Toro vogliono il massimo e se non lo ottengono potrebbero anche guardarsi attorno. L'Ariete, 5 stelle, la luna nel segno, Venere vi vorrà bene ancora di più dal 16, questo è un San Valentino importante, soprattutto per chi è stato male, perché tra fine gennaio e inizi di febbraio non tutti sono stati beneficiati da queste stelle, quindi in qualche modo adesso bisogna capire quali sono le persone di riferimento e avendo questa certezza si vive meglio. Molto importante anche recuperare questioni di lavoro. San Valentino per il segno della Vergine è più passionale, mi raccomando, metteteci tanta passione in questo cielo, non pensate al lavoro, mettete da parte le preoccupazioni, vi siete dati tanto da fare nelle prime 2 settimane di febbraio e forse c'è qualcuno che aspetta qualcosa da voi. Le stelle vi aiutano almeno fino a venerdì. E chiudo in bellezza col segno zodiacale dei Gemelli, perché questo è un San Valentino legato all'amore ma in un senso ampio, quindi amore nei confronti sì delle persone che ci sono care, ma anche delle amicizie, amore per le cose belle, quindi vi trovo più tonici, anche pronti a liberarvi di un peso. Si ragiona meglio e questo San Valentino per voi sarà fonte di maggiore soddisfazione. Bando ai ricordi però. Vi abbraccio, alla prossima.